compositori e direttori, impresari e ballerini. 10 storie, 10 protagonisti che hanno rivoluzionato il mondo del teatro e della danza, tratti dall'Almanacco di Bellezza 2022, che è una rubrica quotidiana disponibile sui canali di Intesa San Paolo On Air. Buon ascolto da Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Aprile 1950 a Londra si spegne all'età di 60 anni il danzatore e coreografo Vaclav Nijinsky, soprannominato il dio della danza. Forse non si dice Vaclav, ma si dice Vaclav Nijinsky. Sì. Allora, definirlo un grande danzatore è riduttivo, perché è una persona mitica nella storia della danza, anche se ha avuto una breve carriera. Sì, nasce da una famiglia di ballerini polacchi emigrati in Ucraina durante una tournée dei genitori, quindi nasce a Kiev, ma lui tutta la vita si considerò polacco e poi è legato comunque sempre alla capitale, allora San Pietroburgo, perché è lì che si forma, cioè lui studia alla scuola imperiale di ballo di San Pietroburgo, poi entra nel corpo di ballo del Mariinsky, poi all'inizio del Novecento c'è questo incontro che è il suo destino, la sua fortuna, con un grande uomo meraviglioso di cultura, un impresario e riduttivo, no? Stiamo parlando di Sergei Diaghilev. Diaghilev, c'è questo mitico incontro, Monsieur Etonnez-moi, no? Dove lui gli dice... Cioè, sono gli anni dei balletti russi, sì, dove il meglio in tutti i sensi, musicisti, coreografi, compositori, scenografi, ruotano intorno a questa enorme organizzazione destinata a fallire miseramente, per la visionarietà di questo genio. E che, però anche che, una disattenzione ai conti, però... E poi anche un sodalizio che dire, si interrompe e poi gli voltano le spalle. Io sono convinto, andateci, perché è veramente qualcosa di toccantissimo. Nella parte ortodossa del cimitero di Venezia, sì, voi trovate la tomba di Stravinsky e di sua moglie in prossimità di quella di Diaghilev, che gli era premorto di molti anni. Beh, forse io penso che Stravinsky, che era un uomo anche molto cinico, abbia voluto in qualche modo ricongiungersi con questo genio che ha dato a lui e a tantissimi altri delle fortune straordinarie. E, sì, e Nijinsky fa parte, è uno dei protagonisti di questa vicenda. C'è quella fotografia del 1911, quando lui è nelle vesti di Petrushka, che è uno dei suoi ruoli più rappresentativi. Beh, è un pezzo di storia dell'arte, della bellezza, non solo della danza, ma direi proprio della cultura tutta. Abbiamo parlato ieri dell'eroica di Beethoven, no? Come ci sia un prima e un dopo. Nel mondo del balletto c'è un prima e un dopo Nijinsky, perché lui è un danzatore, è un grande virtuoso, ma soprattutto cos'è straordinario nelle sue esibizioni? La naturalezza, sì, la facilità, che è una facilità ovviamente apparente, dovuta sia a un grande talento, ma anche a una grande preparazione, a un grande studio. Ci sono delle evoluzioni mai tentate prima, dei salti, dei passi mai tentati prima, un modo di muoversi che non è accademico, ma che ad esempio addirittura cita delle opere d'arte, sì, del, certo, suo tempo, Cézanne, cioè si rompe con la scenografia, la grandiosità di prima e ci si butta sulle avanguardie, certo, quindi è un'avanguardia questa. Tra l'altro in quella foto che voi avete visto di Petrushka, la creazione non è di Nijinsky ma di Fokin, che però conosceva un momento già di declino, e quindi Nijinsky
sostanzialmente è il nuovo campione. Addirittura, cioè, vengono citati i geroglifici egizi, lo sport, cioè è un balletto che è figlio del suo tempo e lo rende subito riconoscibilissimo e adorato da tutti i grandi. C'è da dire anche che lui è ballerino e coreografo. Certo. Coreografo proprio con Diaghilev, che gli consente di mettere in pratica queste importanti realizzazioni. Lui allestisce ad esempio la Première d'Enfants con la musica di Debussy nel 1912, e poi anche una parte delle Sacre du Printemps nel 1913, di cui abbiamo già parlato, delle polemiche che ne sono seguite. E poi, c'è una vita che è una vita ricca di colpi di scena. Ma assolutamente. Perché lui poi si trova a Budapest allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e viene fatto prigioniero in quanto è russo. Cosa succede? Che nel 16 Diaghilev riesce a liberarlo dicendo serve a me, che sono invece sono qua a Parigi, quindi sono lo libera e fanno insieme una tournée in Nord America. In mezzo c'era stata tutta la rottura del loro rapporto, un rapporto che era un rapporto di natura omosessuale. Lui improvvisamente si innamora di questa Romola Depulski, 23 anni, biondissima, molto carina, un incarnato chiaro e occhi dello stesso azzurro delle porcellane di Sèvres, scrive Florian Illies. E con sorpresa di tutti, perché Diaghilev difese l'amante tarto credendosi comunque al sicuro per via della sua omosessualità, era convinto che quello tra lui e Nijinsky fosse un gioco a due con somma zero. Invece, nonostante la diffidenza di Diaghilev, Romola Depulski riuscì a entrare prima nella compagnia e poi nella tournée, nella prima tournée verso l'America, sulla nave Avon, lo avvicina, nasce un amore. Il giorno dopo lui improvvisamente non sapeva la lingua, non si sa come comunicassero, chiede a lei di sposarlo sulla nave. Diaghilev era rimasto a casa perché godeva di una salute precaria, era rimasto a Venezia. Mai allontanarsi. Mai. Mai. Mai andare in Germania. Mai andare in Germania. No, beh, ricordiamolo, Diaghilev aveva nei confronti di questo artista una gelosia morbosa, cioè loro è stato un rapporto veramente estremo. Ricordiamo alcuni episodi, lo porta a cena con Proust, con Cocteau, con certo, intellettuali francesi, che sono tutti ammagliati da questo ballerino silenzioso. Che è tutto quel mondo che sarà presente, certo, alla prima del Sacro. In realtà lui si annoiava a morte, pare. Poverino, sì. E vivono insieme a un certo punto. E poi c'è proprio una descrizione di Nijinsky che dice ammirazione e paura. Questo era il rapporto che mi legava a Diaghilev. Mi vengono in mente certi rapporti di registi, grandi registi nel dopoguerra, sì, con giovani di talento. Sì, con giovani di talento. Beh, insomma, un personaggio immenso. E poi, Leonardo, dobbiamo concludere citando anche la Première d'Enfants, che forse sì, è il balletto più identificativo per la figura di Nijinsky. Pensate che il poeta Nikolaj Minsky, che aveva assistito al famigerato finale, allo spettacolo, quando il fauno si abbandona con un gesto che è palesemente masturbatorio, fino a raggiungere un sussulto finale, di quel momento disse: là sullo spiazzo lontano stende la cara sciarpa inanimata e vi si allunga sopra, affonda in un sogno o in una profonda meditazione, fine della contemplazione. Apollo cede il passo a Dioniso e il sipario si chiude. Poi c'è da dire che alla fine degli anni 10 iniziano a manifestarsi i primi segni di questo squilibrio psichico che lo portano a stabilirsi in luoghi ritirati, appartati. Va a finire a St. Moritz e vive lì per un certo periodo, scrive un suo diario che verrà pubblicato integralmente solo nel 95. E poi dal 39 finisce a Londra e poi lì morirà appunto l'8 aprile del 1950. L'8 aprile del 1950, sono passati 72 anni,
Beh, fra 3 anni credo che per i 75 anni di questo gigante ci saranno molte occasioni per parlarne, riparlarne, riammirarlo, perché Nijinsky, Václav Nijinsky, è un pezzo fondante della storia della bellezza, non solo della danza, della storia della bellezza. Tutte le puntate di Almanacco di Bellezza sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air. Parola di Leonardo Piccinini e Piero Maranghi. Evviva!